me questo è un pellegrinaggio, veramente. E di questi bambini sono portati via più o meno 60.000 persone. Durante l'evacuazione uscendo da Calongo hanno proprio visto le colonne di fumo che si levavano dall'ospedale dietro di loro, e quindi sicuramente padre Giuseppe ha pensato e ha creduto che tutto l'ospedale, quindi il suo lavoro di tanti anni, fosse stato completamente distrutto. Ngulu, so she's the first woman I saw as a doctor. And I was like, oh, so women can also become doctors. Give everything, your life, your dedication, your knowledge, everything you have for these people. What am I going to give? Tutti e cinque volte i ribelli in casa, ero da solo. Cinque volte, l'ultima volta erano 1000. Proprio perché il bisogno più grande era quello, curare i bambini e le mamme e aiutare le donne a partorire. Caro Giuseppe, ti ricordi quando mi hai accolto qui a Calongo? Mi hai insegnato a essere un bravo medico, un bravo chirurgo? Mi hai dato le ali, in pratica. Oggi la Choro Hospital è un complesso che comprende l'ospedale vero e proprio, sì, sì. Le scuole e i centri sanitari periferici.